Oggi il sindacato degli infermieri Nursing Up in piazza Cagliari per protestare contro la situazione di degrado degli ospedali della Sardegna. Gli infermieri hanno una formazione universitaria, si prestano a proprio rischio e pericolo per assistere i pazienti e stanno vivendo un dramma. Il dramma è dato dalla carenza di personale. Non è possibile che negli ospedali della Sardegna il rapporto infermiere-paziente è 1 a 12 e dovrebbe essere 1 a 6. Questi gravi disagi si ripercuotono anche sulla vita privata e familiare. Per questo motivo non si trovano infermieri disponibili per lavorare negli ospedali della Sardegna. Siamo i meno pagati d'Italia e più maltrattati. Abbiamo, la Regione Sardegna deve migliaia di ore di lavoro eseguito e mai pagato, che si accumula in un credito orario che non viene né recuperato per la carenza stessa del personale e tantomeno retribuito. Stiamo vivendo un periodo di transizione, il nuovo contratto collettivo è in corso d'opera a Roma e il governo italiano ancora non dà il giusto rispetto alle professioni sanitarie. Parliamo di professionisti, diplomati, laureati che poi si trovano demansionati per la carenza del personale di supporto. Si trovano costretti a dover andare a lavoro accompagnati dal sindacato o dall'avvocato per veder pagato il loro stipendio. Diciamo basta, la Regione deve immediatamente rivisitare, integrare e rivedere la dotazione organica, assumere il personale infermieristico e il personale OS di supporto. Devono mettere risorse economiche aggiuntive e gli stipendi degli infermieri devono essere al pari degli stipendi europei. Diversamente vediamo il triste esodo degli infermieri verso il continente e verso altre città europee. I pazienti sardi hanno diritto a un'assistenza di qualità. È ora che la Regione si impegni e tuteli i pazienti e per fare questo non può che occuparsi delle risorse umane. Serve personale sanitario.